sella di coniglio al forno, salsa alle olive. Come vedete qui abbiamo una sella con i suoi rognoni. Si può legare, ma in questo caso, siccome è un po' corta, possiamo anche farne a meno. Pratichiamo due incisioni parallele lungo la schiena, a fianco della spina dorsale. Incidiamo un pochettino la spina dorsale in modo che non si arricci durante la cottura. E poi la saliamo. Un poco di pepe. La richiudiamo ed è pronta per la cottura. Ecco, adesso che abbiamo messo del burro nella padella, un attimo che si scalda bene. Ecco, quando il burro è in temperatura possiamo adagiare la sella sul fondo, girata dalla parte della schiena prima. Facciamo prendere un attimo colore. A questo punto possiamo iniziare a preparare il contorno. Intanto Davide comincerà a preparare i sedani e poi anche a cuocere le tagliatelle. In acqua salata e bollente. Sempre in acqua salata bollente cuociamo i sedani, tagliati a tronchetti. Cuoceremo il tutto per alcuni minuti. Ecco, a questo punto possiamo girare la sella sulla pancia in modo da proseguire bene la cottura sulla parte che praticamente è più consistente, che è la più gommosa. Ecco, in questo momento la passiamo al forno. Ecco Davide, se vuoi metterla. Grazie. Cuoceremo il tutto per 10 minuti a 180 gradi. Ecco, naturalmente durante la cottura avremo mettato con il condimento della costura stessa un pochettino la sella, in modo da lasciarla, da farla risultare ben morbida. La leviamo dalla casseruola, la adagiamo su di una griglia assieme ai suoi rognoni. Versiamo il grasso di cottura sopra la sella per mantenerla morbida e procediamo con la salsa. Nel frattempo io preparo i sedani che sono cotti, li scolo e li tengo, li conservo a parte con le tagliatelle. Ecco, allora deglassiamo il fondo di cottura con un poco di vino bianco. La frusta scura. Sì. Deglassare, naturalmente sapete a che cosa corrisponde, vuol dire staccare tutte le parti che si sono depositate sul fondo della padella, e queste servono naturalmente per insaporire la salsa che dopo andremo ad ottenere. Una volta ridotto il vino bianco quasi a zero, aggiungiamo un pochettino di fondo bruno che in questo caso abbiamo preparato, che può essere fatto con le ossa del vitello, ma può anche essere fatto con le carcasse del coniglio, con le altre parti che non avremo usato se avremo voluto fare altre cose con le altre parti del coniglio, appunto. Aggiungiamo un pochettino di puree di olive. Ecco, a seconda di cosa vorrete ottenere, se è una salsa più o meno carica, naturalmente aggiungerete più o meno puree di olive. Si può anche non aggiungere della panna, io in questo caso aggiungo un cucchiaio di panna per legare bene la salsa e perché poi condiamo una tagliatelle che serviremo di contorno. Ecco, poca, tanto sufficiente. Ecco, lasciamo terminare un attimo la salsa a Davide e io intanto passo a preparare la sella. Ecco, possiamo lucidarla anche con una noce di burro. Così. Dopodiché la filtriamo. Mm.
Nel frattempo procediamo con la disossatura della sella. Ecco, come vedete le parti sotto della pancia risultano belle croccanti, vedete? E la sella è perfettamente cotta. Stacchiamo i due filetti. Li separiamo le due fasce che andiamo a tagliare poi sottilmente per cospargerle dopo sopra la pasta. Togliamo quel poco di grasso che c'è in eccedenza. Affettiamo in maniera sottile la parte croccante, che rimane comunque un po' dura, ma voi potrete anche terminare rosolando ancora in padella se la volete più croccante. Nel frattempo abbiamo diviso la salsa in due padellini. Nel primo salteremo le tagliatelle, faremo insaporire le tagliatelle con il sedano, e il secondo sarà quello che andrà poi a finire il piatto. Ecco, in questo modo aggiungiamo i sedani. Piazziamo quindi le tagliatelle con i sedani nel centro del piatto, facciamo un piccolo bouquet. Adagiamo. Ecco, disponiamo tutti i filetti attorno, terminiamo con la parte croccante appunto della pancia e poi togliamo il grasso dei rognoni, che è servito tra l'altro a mantenerli molto morbidi, e disponiamo al centro il piccolo rognone. Un po' di salsa per terminare il piatto. Salsa per finire il piatto. Ecco, il piatto è terminato. Sella di coniglio al forno, salsa alle olive, cuori di sedano. Ingredienti per due persone. Una sella di coniglio, 100 g di costole intere di sedano, 40 g di burro, 1 dl di vino bianco secco, 1 cucchiaio di purè d'olive, pepe bianco, sale.